Bentornati ragazzi su questo canale. Oggi vi porto nel video domenicale, fatalità coincide con il risultato degli Olimpia, la reazione alla top 5 degli Open. In realtà la mia idea era quella di fare un'analisi completa, cioè di tutta la classifica o perlomeno la top 20, per capire anche com'era andata l'Italia, appunto, Andrea Muzzi e Andrea Presti. Però la classifica ancora non è uscita, si sta facendo tardi e preferisco portarvi la top 5 e poi un'analisi approfondita del resto della classifica nel prossimo video. Prima di tutto, chi sono i 5 vincitori? In ordine di posizione, quindi dal quinto classificato siamo con Big Ramy, quest'anno. Purtroppo, come potete vedere le foto che vi sto facendo passare in sovraimpressione, al pre-judge era con una condizione non al top, assolutamente non al top, ma nemmeno il minimo indispensabile. Ovvio, durante la finale, quindi durante la gara, aveva migliorato questa condizione, ma non era assolutamente al pari degli altri quattro. Assolutamente no, quest'anno Rami ha toppato alla grande, ha messo ancora più volume sulle gambe, roba estrema perché già ha tantissimo volume lui sulle gambe. E no, non ci siamo proprio quest'anno, assolutamente no. Non... Né infatti, secondo me, poteva anche stare qualche posizione ancora più indietro. Però va bene, è andata così, comunque ha perso. Quarta posizione, Brandon Curry. Bene, Brandon Curry, come potete vedere, è un po' migliorato rispetto agli anni precedenti, però un po' in dubbio, un po' in forse, sicuramente una buona condizione, nulla da dire, anzi, siamo un po' di spanciamento, un po' liscio sul frontale, anche lui. Sì, va bene, a livello di masse ci siamo, ma come condizione... Ok, anche lui, secondo me, il quarto posto ci poteva stare, come no. Però, dai, sono contento di questa top 5. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Top 3, chiamatissima. Avevo fatto un video su Nick Walker, appunto, arrivato terzo. E l'avevo messo nella top 3. E infatti è arrivato terzo, preciso e pulito. Cosa non mi piace di lui? Di lui assolutamente la parte delle gambe, anche se i volumi ci sono, la definizione c'è, la separazione muscolare anche, molto tirato, ma quella condizione, quelle vene, quel problema che ha sulle gambe, sugli stinchi e polpacci. No, non lo riesco a vedere, non lo riesco a vedere. Mass Monster anche lui. Non è bello da vedere, è grosso, estremo. E a me questo bodybuilding non piace, però per la giuria e come stanno andando le gare da Olimpia, la via è quella. E quindi come metro di giudizio attuale nella top 3 ci stava assolutamente. Mio gusto personale non mi piace, ma nella top 3 ci sta. Terzo. Il posto giusto, infatti, ha vinto anche come campione del popolo, il People Champ che fanno ogni anno. Mi ricordavo qualche anno fa quando Rolly Winkler ancora gareggiava, che era praticamente sempre lui il People Champ, azzeccatissimo. Lui anche è un grandissimo Masked Monster, ma molto più armonioso, più bello da vedere rispetto a Nick Walker. Gusti personali. Andiamo avanti. Andiamo avanti, secondo posto e il primo posto, combattutissimi, Derek Lunsford secondo, Hadi Choopan primo. Anche qui Hadi Choopan, vista la condizione di Rami, era al 99% scontato vincesse lui. Anche se Derek Lunsford martella tanto e condivido l'opinione del canale di Bodybuilding News Italia, che seguo da poco, quindi non so il nome del ragazzo che c'è dietro.
ma assolutamente poca differenza tra i due a livello di condizione, leggermente inferiore Derek sulla parte superiore, come si può vedere dalle foto, Adi ha striature, una definizione maggiore, ha quel pelo in più, se ci fate caso, che l'ha fatto vincere. E allora Derek, secondo me è il miglior Olimpia che c'è da qualche anno. Cosa intendo per miglior Olimpia? Mi ricorda un po' le linee degli anni 90. Non me ne vogliate, ma quegli anni là si era raggiunto un limite estremo già all'epoca, ma perfetto. E Derek per me riprende quelle linee là, un'armoniosità, una durezza, una condizione perfetta per quella gara là. Sicuramente anche lui è un mass monster, ma è molto armonioso, ha i muscoli ben distribuiti, i giusti volumi, e lui se migliora di quel pelo la condizione, gli anni prossimi Adi Chopin se la vedrà male, perché se Adi Chopin nei prossimi anni farà un passo falso, secondo me Derek potrà resistere almeno per 4 Olimpiadi di fila come primo posto, se Adi Chopin c'è del passo. Se Adi Chopin continua così, che è sempre quel pelo in più rispetto a Derek, lo vedo difficile batterlo sulla prima posizione. Però nella top 3 sicura, se Derek continua così, ci sarà sempre. Bene, arriviamo al primo posto, Adi Chopin. Adi Chopin, meritatissima, meritatissima quest'anno la sua vittoria. Come condizione c'è, l'uso del Sintol, come è successo negli anni precedenti. Mi pare dalle foto che non ne abbia usato poi così tanto, forse un pelo nelle spalle, ma è quasi impercettibile. Secondo me ci sta. L'uso del Sintol secondo me un po' barare, ma quel poco che ne ho usato, che mi pare lo abbia usato, non sono un esperto dell'uso del Sintol, per carità, però era giusto, era perfetto, le rotondità c'erano, la forma c'era, la condizione c'era, la voglia di vincere gli si è vista negli occhi, assolutamente. Meritatissima. A livello di gambe siamo all'estremo anche con lui, però una separazione muscolare a striature che gli altri non avevano, soprattutto Bigrami che ha toppato alla grande quest'anno. Vi riporto questo piccolo aneddoto che mi ha fatto ridere, a prescindere dal fatto che l'altro giorno ho visto il video di Prejudge di Bodybuilding News Italia, dove ho commentato quest'anno Chopin si gioca al primo posto, uno mi ha commentato non lo vincerà mai e Chopin ha vinto, ma ho visto la sua reazione sulla vincita appunto di Adi, è un ragazzo penso, non so, un signore, ha commentato non lo so, ma perché? Quest'anno c'è stata una ladrata. Non sa parlare nemmeno inglese. Ma se siete seri, ragazzi, cioè non sa parlare nemmeno inglese. È una gara di bodybuilding, non di Google Translate, proprio come gli ho risposto a sto qua. Ma dai, ma fate ridere quando fate così, ma vabbè, lasciamo perdere, comunque avete capito quello che penso. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero anche che uscirà presto questa classifica completa di tutto l'ordine delle posizioni della categoria Open Olimpia, così da poterci fare un video analisi fatto bene. Se vi è piaciuto, appunto, mettete like, iscrivetevi, commentate ragazzi, perché mi fate solo che piacere, e se avete qualche video analisi da fare su qualche gara che a voi interessa piuttosto che un atleta o qualsiasi altro argomento inerente al bodybuilding, scrivetelo, fatemelo sapere perché sto cercando di incrementare i contenuti e portarne circa 2 ogni settimana. E ragazzi, buona settimana, buon allenamento come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!